Sì, beh, questo comunque ci sarebbe a prescindere, cioè, nel senso abbiamo visto che ci sono delle forze che stanno cosiddette di centrosinistra, prendiamo anche i grillini che comunque sappiamo che per la buona parte insomma, hanno diciamo così, un'origine un po' di centrosinistra come Di sinistra. elettorato, di sinistra Hanno anche, in votato lo alcuni stile di casi sicurezza assieme a voi, poveracci, mo' di sinistra, una insomma. parte però insomma, consistente hanno un po' questo tipo di estrazione. È chiaro che la logica è quella di andare contro Salvini. In Umbria, quello che adesso sta cercando di passare, visto che ci sono le elezioni, non è tanto fare la battaglia tra il candidato Tesei, Donatella Tesei, di tutto il centrodestra e dall'altra parte quello della sinistra, Ma evitare che vinca no, Salvini. dire non deve vincere, facciamo l'argine nei confronti di Salvini. Questo in due. Salvini non ha nessuna intenzione di polarizzare o Beh, l'ha estremizzare fatto, l'elettorato. no. No, no, attenzione, siamo chiari. Salvini ha detto io sono inclusivo, io sono dell'idea. Il mio progetto è il progetto dell'Italia del sì. Tranne Del Berlusconi, però, sì. No, inclusivo, perché no, non no, vuole mai attenzione, vederlo no, neanche Berlusconi. quello ha detto. Sì alle infrastrutture, sì al fatto che il paese debba crescere, sì alla riduzione delle tasse, sì a quella rivoluzione davvero che bisogna, riduzione delle tasse, chiedo scusa, sì a quella rivoluzione che bisogna fare per riportare il paese a crescere e a ritrovare quella classe media, perché noi parliamo di elettorato di centro, quella classe media che è stata distrutta dalla deriva globalista e mercatista. Quindi oggi molti moderati si riconoscono proprio nella Lega perché è l'unica che contrasta, Però insieme ad alcune forze, che contrasta quel meccanismo che ha fatto fuori proprio quella classe media che era la classe dominante in Italia. Allora, la risposta è noi siamo inclusivi, siamo obiezione Sallusti, dell'idea che tutti, anche che poi gente se ne di deve andare Sallusti, centrosinistra, scusa Claudio, poi ma arrivo anche da volevo te, solo però. chiudere, anche gente di centrosinistra, gente anche ex grillini, che sono elettori che hanno votato i grillini, dicono no, veniamo con la Lega perché crediamo a questo progetto positivo, del sì, inclusivo, non un qualcosa che vuole ricordare altri fenomeni per Allora, cui qual è il poi però di Sallusti? tutti fanno la battaglia contro.